Allora, loro stanno facendo un progetto con la scuola. E quindi oggi vi presenteranno la villa, parte della villa, perché vedremo i giardini. Vedremo quindi un pezzo di introduzione storica, la faremo qui. Poi vi spiegheranno la Torre delle Acque, poi i teatri e poi la parte settecentesca. Poi vi lasceremo insieme a dei loro colleghi che poi faranno vedere la parte superiore, del piano superiore, che è la parte fatta dai fratelli Gagliari. Comunque non vi anticipo nulla perché adesso Simone e Ottilia vi diranno tutto. Allora, mi sta dicendo che i primi documenti riguardanti la villa risalgono al 1300. In questi documenti troviamo la citazione di una villa franca del Castellazzo. Possiamo dire che non abbiamo documenti precisi circa questa edificio medievale, ma si può ipotizzare che si trattasse soltanto di una cascina fortificata da quel nome Castellazzo. Allora.